O Gesù Eucaristico, noi riconosciamo in Te il Pastore buono che ci guida sulle strade dell'esistenza, il Maestro sapiente che dispensa luce ai nostri cuori ottenebrati, il Redentore che con tanta prodigalità di amore e di grazia viene a noi incontro e si fa ineffabilmente pane di vita per questo nostro cammino nel tempo verso l'eterno possesso di Dio. La nostra fede in Te prorompe con sobria giocondità nell'esultanza di preghiere corali e di canti festosi e si riversa anche all'esterno dei templi, portando ovunque una nota di letizia e un annuncio di speranza. Sotto i bianchi veli dell'ostia consacrata sappiamo di avere con noi il Signore della vita e della morte, colui che è, che era e che viene. Tu, infatti, sei con noi tutti i giorni, sino alla fine. O Signore, aiutaci a non disprezzare mai nessun uomo, a vedere in tutti il bene e non il male, e i valori assoluti di cui ciascuno è portatore, perché è una persona. Se Tu ci presterai i Tuoi occhi, avremo la misura esatta di quello che vale ogni persona. I Tuoi occhi vedono in ogni nostro fratello uno per cui Dio ci ha donato la vita. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come al principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Maria, Madre del Sì, Tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della Sua voce e il battito del Suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il Tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i Tuoi sentimenti, la Tua docilità, il Tuo silenzio che ascolta, e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come Tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con Te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana, spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sull'agorà dei giovani perché sia il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce. Per ricordare la fede gentile che si
salutario della incarnata di Cristo ha portato avanti questa struttura in un modo incomiabile e oggi, se può servire quasi 500 persone per gli ultimi degli ultimi, è proprio per l'impegno di Raffaele Gentile che ha operato con Monsignor Abbazio Ariano, con Maria Innocenza Macrina e dei missionari. Oggi ricordiamo questo nostro fratello di cui nel 2015, 17 settembre, si è conclusa la causa di beatificazione. Io sono stato uno degli attori e adesso sono vice postulatore della causa di Raffaele Gentile. Ho scritto anche il sito internet di Raffaele Gentile, per cui se voi andate su Google e scrivete Raffaele Gentile, servo di Dio, trovate anche il sito. A che punto è la causa? La causa è lì a Roma, dopo aver fatto il processo, è stato esaminato il processo, è stato dato il decreto di validità, che è importantissimo, e poi ho scritto questo volume, quasi 900 pagine, che è una bozza di Positio Super Vita Virtutibus et Papa Santitatis. Questa bozza di Positio l'ho dato al procuratore romano, adesso deve essere lui a lavorare, controllare, stamparla per portarla poi in congregazione, in modo che i teologi possano esegnarla e portare questo nostro servo di Dio alla venerabilità, ossia il riconoscimento delle sue virtù e opere. Poi se il Signore ci dà la grazia di un miracolo, allora lo avremo anche le altre, come il 3 ottobre abbiamo avuto Lucia Doroteo e Maria Antonia Sarà. Questa parrocchia di Catanzaro possiamo dire è una parrocchia graziata da Dio, perché in questa parrocchia ci sono due servi di Dio, Raffaele Gentile e Antonio Lombardi. Anche di Antonio Lombardi abbiamo concluso la causa, di Antonio Lombardi ho fatto un volume simile a questo, l'ho presentato lì a Roma e adesso anche quest'altro volume deve essere esaminato. Bene, speriamo che questa parrocchia sia arricchita di due beati prossimamente. In ricordo del centesimo anniversario di Raffaele Gentile, d'accordo con Maria Piccola, abbiamo scritto questo libretto, Il servo di Dio Raffaele Gentile con Maria a difesa della vita. Il profilo di Raffaele Gentile, le sue virtù. Poi c'è la causa, la storia della causa di beatificazione. Poi c'è una riflessione sulla fede del servo di Dio, che sta alla base della sua santità. Un uomo di fede, da cui un uomo di carità, un uomo di speranza. E poi abbiamo inserito in questo libretto le meditazioni che Raffaele Gentile ha scritto negli anni 70 ai misteri del Rosario. Partendo da ogni mistero del Rosario, lui ha fatto delle riflessioni sul tema della vita. Era il periodo quando si parlava della morte e lui, che era un uomo di fede, dice: la vita è un grande dono di Dio, deve essere protetta, deve essere difesa, deve essere accompagnata, deve essere sostenuta. E allora in questo libretto abbiamo messo queste riflessioni che ha fatto il servo di Dio, riflessioni che sono validissime anche oggi. Lui dice: oggi ci siamo lasciati prendere da una cultura libertaria, cultura materialista, cultura egoista, per cui a un certo momento anche la vita è diventata una merce di cui si può dire sì, si può dire di no, ma la vita è la vita, un grande dono di Dio che deve essere rispettato, questo dono deve essere accolto, deve essere servito. Poi concludiamo questo libretto con una preghiera alla Madonna che adesso vi vorrei leggere e concludo.
col tuo Filiale, nel divenire Madre di Gesù e Madre nostra, hai riconosciuto come proveniente da Dio il dono della vita umana, rafforza in noi tutti questa grandiosa realtà. Fa che la maternità, che imperla la donna di una gemma insuperabile, sia salvaguardata e difesa da ogni male e da ogni insidia, e tutti conduci alla vita eterna per Cristo tuo Figlio, nostro Signore. Amen. Fa, o Signore, che il tuo Spirito informi e trasformi la nostra vita e ci dia il gaudio della fratellanza sincera, la virtù del generoso servizio, l'ansia dell'apostolato. Fa, o Signore, che sempre più ardente e operoso diventi il nostro amore verso tutti i fratelli in Cristo, per collaborare sempre più intensamente con loro nell'edificazione del Regno di Dio. Fa ancora, o Signore, che sappiamo meglio unire i nostri sforzi con tutti gli uomini di buona volontà per realizzare pienamente il bene dell'umanità nella verità, nella libertà, nella giustizia e nell'amore. Per te noi così ti preghiamo, o Cristo, che col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni Dio nei secoli eterni. Thank you.
insieme. O Santissima Trinità, fonte di ogni umanità, ti siamo grati perché ci hai dato il conterrare nostro e possesso, Raffaele e Gentile, da tutti ricordati, per l'amore che rivolgeva all'umanità sofferente, che lo portò a curare carino i suoi concittadini. E testimoniò la fede anche in politica lo spirito etico, carità sincera e rispettosa, fatta e anche noi, come voi, innamorati di Cristo e di Maria, viviamo la nostra vocazione con la fede dei buoni cristiani. Il suo operare e lo spirito delle beatitudini evangeliche ci stimoli a consolare, a curare e guarire tanto il corpo e lo spirito. Ma che possa essere a bordo della schiera di ideale, sì che possiamo pregarlo e ottenere dalle mani del suo intercessione la grazia che ti chiediamo. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.